E parliamo della videocapsula per l'esame diagnostico dell'intestino, che ormai è in uso da tanti anni, da 20 anni, e oggi suggella questo suo lungo percorso di affinamento tecnologico con l'introduzione di una miglioria ulteriore, che è quella della intelligenza artificiale, quest'ultima novità che dovrebbe servire ad individuare in modo più rapido e diciamo con minore possibilità di errore ogni possibile lesione patologica. Quindi è al vaglio in questo momento questa novità di diversi centri ospedalieri, si tratta di uno studio internazionale e il punto di riferimento di questo studio internazionale lo abbiamo proprio qui in studio. Medico italiano Cristiano Spada, buongiorno dottor Spada, Buongiorno. direttore dell'unità operativa di endoscopia digestiva e gastroenterologia dell'Istituto ospedaliero di Brescia, buongiorno. Allora, la scienza va avanti, quindi l'intelligenza artificiale con la videocapsula vede dove l'occhio umano non vede, ho capito bene? Esatto, la scienza va avanti soprattutto in questi momenti di difficoltà. Se pensiamo, la videocapsula è un esempio di emblematico dei passi avanti che ha fatto la scienza negli ultimi anni. Che cos'è la videocapsula? La videocapsula è una tecnica endoscopica che ci permette di studiare l'apparato gastrointestinale. È una capsula all'interno della quale abbiamo una telecamera e questa telecamera nel percorso che fa nel nostro apparato gastrointestinale acquisisce un filmato che poi verrà rivisto dal medico. Lei accennava ai 20 anni, in realtà quest'anno è proprio 20 anni, stiamo festeggiando il 20° compleanno di questa nuova tecnologia, quindi è più che maggiorenne, non è assolutamente nuova. 20 anni fa, quando l'abbiamo ricevuta, avevamo un solo tipo di videocapsula che era per lo studio del piccolo intestino. Il piccolo intestino, per intenderci, o intestino tenue, è quella parte lunga e convoluta del nostro apparato digerente, che non era in nessun modo accessibile endoscopicamente. Ecco, con questo strumento noi abbiamo avuto accesso diretto all'apparato digerente. Questo è stato il primo momento. Vediamole le capsule, Esatto, vediamole da vicino. questa è la prima videocapsula che abbiamo avuto. Ecco, in questi 20 anni abbiamo avuto un grande sviluppo tecnologico. Oggi abbiamo delle qualità delle immagini che sono estremamente di alta qualità. E abbiamo esteso anche i campi di applicazione perché non ci concentriamo più solo al piccolo intestino, ma possiamo studiare anche il colon, cioè possiamo fare una colonscopia con la videocapsula. Ecco, il tutto è concentrato all'interno di questa capsula che è poco più grande di una grossa Quindi capsula si di ingerisce. antibiotico. Ecco, questo volevo Si capire, come ingerisce. si usa? Cioè, Si come. ingerisce, la videocapsula si ingerisce, al paziente facciamo indossare questa cintura che contiene dei sensori. Nel suo percorso la videocapsula manda dei segnali a questi sensori che poi vengono registrati da incorporati da questo registratore. Al termine dell'esame noi scarichiamo questi filmati su un computer e poi andiamo a visualizzare il filmato. Ecco, questo il tutto è contenuto all'interno di questa videocapsula, che è 11x27 mm, e qui dentro abbiamo una sorgente luminosa, una telecamera e una batteria. Nel percorso questa telecamera acquisisce da 2 a 6 immagini al secondo e le trasmette appunto a questo registratore. Ora, registratore che rimane addosso che al rimane insieme al paziente? paziente, Ma esattamente. ci sono rischi per questa procedura? Quanto dura, ad Allora, esempio? complessivamente noi abbiamo circa 8-10 ore di registrazione, che sono, diciamo, il tempo necessario per studiare, completamente il piccolo intestino. Poi abbiamo anche un altro tipo di videocapsula a cui accennavamo, che è questa per il colon. Ecco, per l'anatomia del colon una sola telecamera non era sufficiente, perché ha delle pliche e quindi noi le dobbiamo studiare da entrambi i lati. Per questo è stata sviluppata questa seconda videocapsula che ha 2 cupole ottiche. Dottore, abbiamo un filmato, se lo possiamo vedere così lo commentiamo insieme, anzi lo Ecco, commenta lei questo naturalmente.
questo è un filmato di quello che succede normalmente nei nostri pazienti. Ecco, facciamo indossare questa cintura, attiviamo poi la videocapsula e semplicemente il paziente con qualche goccia d'acqua, un bicchiere d'acqua... È una pasticca praticamente. Esatto, come se fosse una pasticca. Okay. E poi la videocapsula fa il suo percorso all'interno del nostro apparato digerente. Ecco, una volta che abbiamo completato l'esame, scarichiamo le immagini su questo computer e questo è proprio l'intelligenza artificiale. Vedete questi quadratini blu? Ecco, lì il sistema, questa intelligenza artificiale ci porta direttamente alla sede della lesione. Cioè noi non dobbiamo più andare a visualizzare interamente il filmato, ma lo fa per noi l'intelligenza artificiale, che ci porta direttamente alla sede della patologia. Ma c'è bisogno di una preparazione, perché per esempio gli esami, la colonscopia, la gastroscopia, a volte necessitavano, no, di fare una preparazione prima di andare a fare l'esame. Esatto, allora per la videocapsula del piccolo intestino non è necessario nessun tipo di preparazione, mentre per la videocapsula del colon ovviamente dobbiamo fare una preparazione perché in qualche modo dobbiamo pulire il colon che normalmente è abitato dalle nostre feci. Certo, allora chiariamo che cosa può scoprire la videocapsula esattamente, allora, queste lesioni, no? Innanzitutto dipende dalla quale videocapsula noi andiamo ad utilizzare. Nel caso per esempio della videocapsula del piccolo intestino, le patologie più frequentemente studiate sono i sanguinamenti, le emorragie digestive cosiddette oscure. Che cosa significa? Significa si tratta di pazienti che hanno delle perdite di sangue dall'apparato gastrointestinale, hanno già fatto una gastroscopia e una colonscopia che non hanno individuato la fonte del sanguinamento. Quindi quando si sospetta che l'incriminato è la parte intermedia, noi utilizziamo la videocapsula, ma non solo. La utilizziamo nel sospetto di neoplasie a carico del piccolo intestino o in patologie anche piuttosto complesse come sono le malattie infiammatorie croniche intestinali, cioè il morbo di Crohn. Per il colon, ovviamente, la videocapsula per il colon è una colonscopia e la andiamo ad utilizzare quando, per esempio, la colonscopia tradizionale ha fallito, cioè è incompleta, non ha visualizzato completamente il colon, o quando abbiamo dei sospetti di neoplasie o polipi a carico del colon. Serve un esame ancora più approfondito. Lei pensi che in Regno Unito hanno attivato un progetto proprio in queste settimane e stanno offrendo la videocapsula, la colonscopia con videocapsula come uno dei testi di screening per il cancro del colon retto. L'obiettivo è molto ambizioso. Primo, andiamo a recuperare quei pazienti che devono fare uno screening ma che rifiutano la colonscopia tradizionale. E sono molti, non sono pochissimi, i pazienti che hanno paura della colonscopia. Il secondo vantaggio è che andiamo a ridurre i tempi delle liste di attesa, perché spostiamo alcuni pazienti dalla colonscopia tradizionale alla colonscopia con videocapsula e indirizziamo alla colonscopia tradizionale solo quei pazienti che hanno bisogno di un atto terapeutico, per esempio rimuovere un polipo. E poi in questo periodo di Covid, spostiamo la colonscopia dall'ospedale a casa, perché in realtà noi possiamo fare... Questo può fare anche a casa? Tranquillamente a casa, perché il paziente deve venire, prendere la sua videocapsula e se ne va a casa. Con la cintura? Con la cintura se ne va a casa e fa il suo esame tranquillamente seduto in il salotto a guardare la televisione, a guardare Uno Mattina. Abbiamo parlato di colonscopia finora, ma per lo stomaco esiste la stessa tecnologia? Beh, guardi, questo è il nuovo passo, la novità è anche questa, oltre all'intelligenza artificiale, si tratta appunto di una nuova tecnologia. Ecco, come vi dicevo, la videocapsula si muove liberamente all'interno dell'apparato gastrointestinale grazie alla nostra peristalsi. E è sufficiente questo, non c'è bisogno di controllarne il movimento. Lo stomaco invece è più grande e quindi noi dobbiamo controllare per il movimento. Si muove... Si muove spontaneamente. Perché nel tubo va avanti, nello stomaco come si muove? Esatto, allora è stato sviluppato proprio questa tecnologia che utilizza un campo magnetico, la capsula all'interno ha un magnete, e quindi io dall'esterno con un joystick, variando l'intensità del campo magnetico, posso variare, posso controllare il movimento della videocapsula. Come un joystick. Come un joystick. Con l'ecografia.
Esatto, come l'ecografia. Esatto, più o meno come l'ecografia. E in questo modo riesco a visualizzare completamente lo stomaco. È l'ultimo passo che dobbiamo fare. Sarà disponibile in Italia nei prossimi mesi e siamo veramente così curiosi di vedere come potremo applicarla nei nostri pazienti. Ma una volta che avete trovato il problema, cioè la biopsia non la fa questa però? Assolutamente no, la videocapsula è un esame diagnostico. Qualora poi individuiamo la patologia, ecco, in quel caso dobbiamo ricorrere al tubo tradizionale, cioè all'enteroscopio, se parliamo di piccolo intestino, o a un coloscopio. Cosa stiamo vedendo? Vediamo un esempio di una lesione che è fonte di sanguinamento, una malformazione vascolare, che la raggiungiamo con l'enteroscopio e poi la bruciamo. Ecco, quella chiazza rossa che lei vede può essere fonte di un'emorragia digestiva e noi la andiamo a distruggere applicando una terapia cosiddetta termica, cioè la bruciamo. Cioè la bruciate? Sì. La bruciamo. Abbiamo degli accessori particolari che ci consentono, appunto, senza provocare danni, di bruciare quelle malformazioni vascolari. Bene, mi sembra davvero abbiamo raccontato una storia molto interessante, insomma, le nostre capacità diagnostiche poi segnano anche, diciamo, la modernità. No, solo una cosa, la capsulina sono 20 anni che la usate, l'aggiunta dell'intelligenza artificiale è difficile. Cioè, già si trova in vari ospedali o è ancora motivo di studio? No, No. È possibile averla. Noi siamo in poliambulanza in Brescia, siamo stati tra i primi. Brescia c'è, per esempio. Noi a Brescia lo abbiamo e stiamo coordinando questo studio europeo che va a confrontare l'accuratezza dell'endoscopista nel rivedere il filmato senza l'intelligenza artificiale e l'accuratezza dell'endoscopista con l'intelligenza artificiale. Abbiamo dei dati preliminari che sono molto interessanti, perché riduce molto il tempo di valutazione di un filmato. Consideri che un filmato normalmente lo studiamo in circa un'ora, un'ora e mezza. Sono 10 ore di filmato che per vederlo tutto impieghiamo da un'ora a un'ora e mezza. Ecco, l'intelligenza artificiale ci salta tutta la parte normale, ci porta direttamente alla patologia, certo. E quindi facciamo lo stesso lavoro in 5 o 6 minuti. Beh. Ma non solo, la nostra accuratezza è addirittura superiore, perché il computer non si stanca mai, è sempre attento, non soffre quindi di stanchezza e di perdite di attenzione, quindi non sbaglia sostanzialmente mai. Questo non significa che il medico non è più necessario. Il computer ci porta alla lesione, ma l'interpretazione è sempre a carico del medico. Beh, grazie, davvero complimenti, dottor Spada. È stato davvero un piacere ospitarla e raccontare questa bella storia. E poi complimenti per la sua chiarezza. Grazie. Chiarezza, veramente. Grazie. Buongiorno.